E buongiorno mondo, come potete vedere oggi sono di nuovo con un tetto sulla testa, non ho dormito in tenda, ma tutto grazie al mio follower più giovane di tutti che vuole conoscermi e mi ha ospitato e mi ha prestato la sua cameretta. Adesso ve lo presento, si chiama Federico. Buongiorno, è stato bello. Io direi di mettere 5 stelle, no? A questo bed and breakfast e poi ciao. Va bene, lui era Federico, il proprietario del B&B che mi ha ospitato qui a Collegno e farò sicuramente delle ottime recensioni per loro, è stato bravissimo. Ovviamente non è lui il proprietario del B&B, ma la sua mamma che però non vuole comparire in video, ma noi la ringraziamo perché ieri sera ci ha fatto una pizza stupenda, fatta in casa. E tu la volevi come? Senza le E olive, come te l'ha fatta? con le E olive, quindi non andava bene. no. Vabbè, ma l'abbiamo mangiato lo stesso perché era buonissima. La fa sempre buona così la mamma. E Sì. allora ci tornerò solo per mangiare la pizza. Mi aspetterete ancora? Ok. E allora torneremo qui per mangiare la pizza con legno. Sto ripartendo adesso da Collegno, è tardissimo, sono le 9 e penso di fare un salto in zona Viverone, potete immaginare perché, ma non vi dico tutto perché visto che non so se riesco ad arrivare per tempo, ma state sintonizzati. A dopo ragazzi, parto perché è tardissimo. Ciao ragazzi. Dopo 44 minuti di pedalate e 14,4 km, non sono ancora neanche uscito da Torino, sono quasi alla Falchera e si continua. Il traffico cittadino è un bordello e per fortuna ci sono comunque un sacco di ciclabili, un po' incasinate, sali, scendi, attraversa e torna indietro, ma ci siamo, tra poco usciamo dalla città e iniziamo a stare un po' più tranquilli. Game on ragazzi, game on, ciao! Ragazzi, sto facendo delle strade un po' meno piacevoli e meno panoramiche di quelle che avevo pianificato inizialmente, ma semplicemente perché così facendo riesco a tagliare almeno una dozzina di chilometri per raggiungere un po' prima i due personaggi che scoprirete tra poco. Ovviamente non vi dico ora chi sono, lo scoprirete guardando il resto del video. E niente, si pedala, tra poco li sento e vediamo dove beccarci. Ciao ragazzi, a dopo. Veloce sosta a Foglizzo. Per pranzo ho mangiato due tranci di pizza e una Coca-Cola e ora sto andando in direzione Viverone e questo è il primo spoiler per farvi capire chi è uno dei due personaggi che andrò a incontrare. L'altro lo scoprirete guardando il resto del video, come vi ho detto prima, o forse vi darò qualche spoiler, non lo so. Continuate a guardare, a dopo, io pedalo. Oh!
quasi è arrivato a tradimento. Non aspettavo di là. E sono arrivato lì, ho fatto solo, sono entrato lì. Allora devi tornare di là e fare il giro e tornare. Mi tocca rifarlo. Torna subito indietro. Vai di là. Ho solo fatto la manovra per salire sul marciapiede. Vedi che non è arrivato di là. No, è arrivato di là. Sì, sono arrivato. Giro di là. Sono solo salito sul marciapiede qua. Saremmo usciti fuori 10 volte e ho detto stare qua, arriviamo. È la prima uscita con anche le borse qua di solito, cioè l'anno scorso ho fatto solo, avevo anche la kicking donkey a manubrio. Questa qui è nuova, sì, anche ricordo, questa qui era. Abbiamo fatto, cioè avevi tutto sto set. No, questa qui è quella che ho preso per il viaggio che in teoria dovrei prima fare. Prima che rifaccio il giro. Ti cala il fiato, vai. Vai. Ci riposiamo. Quante volte sta scherzando? Cioè, tanto vado fino alla rossa e torno. Sì, così mi riguardo la barista, che è buona quella barista. Là. mica scemi che la mettono lì al bar. Ce l'ho fatta! Arrivato in tempo! Oh, ma ciao bella! Lì. Ma quanto tempo! Che l'hai ripreso finte! Perché era già arrivato. Madonna! Massimo! Sì, è vero, aspetta. Questa la sposto, secondo me. Vedesse tua sorella qua dentro adesso. No, sarebbe fiera. Oggi pure a cavale, ma lo sa che tanto siamo qua a trafficare in studio. A far danni. La staffa lì davanti non ce l'avevi quando siamo partiti a settembre. Questa qua no, perché non avevo le borse, avevo messo solo quella la dry bag per la tenda piccola. Adesso ho preso la tenda un po' più grande. Ragazzi, okay. Buongiorno. Buon salve non mente. Aspetta che questo. Non lo ricordavo diverso il detto. Ah sì, no, non era proprio così. Stiamo facendo una tisana alla menta. Raccolta al lago, quelle foglie che inizio ad avere il dubbio che siano alghe di lago. Inizio ad avere dei dubbi se sia realmente menta o no. La pianta che non è mai contenta. Ha un odore che non ha senso. È la pianta che non è mai contenta. No, sa di menta piperita. La menta piperita. Vedi, ho detto, io ho sparato a casa. Perché la menta che io ho a casa è diversa. Sì, menta piperita. Poi è pieno al lago. Va bene, ragazzi, sono arrivato a Viverone. Sono con Omar e Pietro. Ciao. E niente, ci facciamo una tisana e va bene così, ve la raccontiamo poi. Rilassante. Salve. Menta. Ma non finisce lì. Ma ci messo anche una tisana. Di menta di lago. La famosa menta di lago. Senti che c'è della menta, ma non finisce lì, non so cos'è il resto. Se domani siamo tutte e tre all'ospedale, sappiamo cos'è. Non è it wasn't COVID. Andato lì davanti alla palazzina di caccia di stupinigi, no? Ok. Fatto le foto, poi c'era il tizio con cavalletto, mirrorless, un altro tizio davanti, stavano facendo delle riprese con questo qui che parlava. Quando sono arrivato ho detto, oh, vi imballo un attimo, se avete finito faccio le due foto, due secondi me ne vado fuori dal cazzo, no? Sì, no, vai tranquillo. Allora intanto loro si spostavano, perché tra l'altro era l'ora peggiore del mondo per fare qualsiasi roba, perché c'era sole dietro stupinigi. Tra l'altro in questo giro qua mi è sempre andato di figa, infatti ogni volta lo dico, faccio... Il castello non lo vedete perché è contro luce, quindi cercatevelo su Wikipedia. Sei sincronizzato. Cercatevelo su Wikipedia. Cercatevelo su Wikipedia perché tanto non si vede. Cazzo, la sagoma nera. Il castello, la chiesa, poi sono detto stupini, c'è anche stupini. Ma che cazzo. Prende sempre dalla parte sbagliata, sono girati questi cazzi di castelli. Da prendere, spostare, mettere di là. E allora, gli ho rotto un po' le balle a sti tizi qua. Cioè, io ho detto, ma me la fate una foto, cioè, visto che mi fido che avete... Sì, faremo. Di merda, poi parlando fa, ma che state girando un video voi però sì. Ah sì, la campagna elettorale, lui è il candidato sindaco di Torino. Cavolizzi! Zio, me la fai una foto! Ehi voi, che mi sembrate professional! Ma è quella che dove ci sono i cervi? Dove c'è il cervo sul tetto. E dietro c'è tutto il parco visitabile, no? Non sono parco entrato, di caccia. È figo quella zona, sì. Bella. Ah. Bello, bella. Bello come la fuori. Beh, non bello come azzeglio. Grazie, vedi, lui lo sa. Salve. Grande. Salve. Così io quando arrivo alla fine di ogni viaggio carbonara fisso, cioè ho rito. Io arrivo che cioè, dovrei andare a fare la spesa. Falla mettere sempre strada. Ma no, io vado anche a fare la spesa. Cioè arrivo stanco, non me ne frega. Porto la bici al quarto piano a spalle a mano. Scendo, vado a comprare le uova, la pancetta e gli spaghetti e faccio la carbonara. Non dire pancetta nel video, non dire pancetta manciare. Nel video. Il guancia lui. Oh! Oh,
abbiamo scoperto che abbiamo le che... non fatelo a casa, non fatelo voi campagna. Non fatelo a casa, è pericoloso. È solo perché non si trova il guanciale a Milano. A Milano non arriva il guanciale, cioè, neanche le uova ci sono. Neanche le uova. Vabbè, ragazzi, è ora di salutare il buon Pietro, il buon Omar. Sono stato con loro tutto il pomeriggio a rompergli il cazzo mentre facevano i loro video. Stavano facendo i loro video da youtubers. YouTubers. Da lì a fare il molesto. E io facevo le boccacce da dietro per farli ridere, ma non ci sono. Mangiavano anche i biscotti, ci tengo a dirlo. Mentre loro lavoravano, gli mangiavo i biscotti in faccia. Noi con la fame. A sfregio. Non si fanno queste cose, non fatela a casa. Ragazzi, buona pedalata a tutti. Ciao. No, io quello se lo dico io. Così. Come farebbe un giapponese. Con loro ho passato un gran fanculo. Ho lasciato Omar e Pietro ormai da un po' di chilometri, li ho lasciati a Viverone, io sono già quasi a Olcenengo, quindi mi mancano 12 km da arrivare a casa. Ho passato un pomeriggio piacevole con loro mentre lavoravano e facevano gli youtuber, come abbiamo detto prima. Io li infastidivo, come al mio solito creavo il mio disagio, ma ci siamo fatti un fracco di risate, quindi è stata una giornata piacevole. Adesso sono un po' bollito, chiuderò con un centinaio di chilometri, vi farò sapere dopo quando arrivo a casa. Ciao, vedate perché sennò non lo vedo. Ore 19:19, sono entrato in questo momento nel mio garage. Ho fatto alla fine dei conti 108 km e mi tocca scaricare tutte le borse, porto su, mi faccio una di quelle mega docce e anche questa avventura mini di 6 giorni è conclusa. Che altro dire? Spero di ripartire presto e che le regioni rimangano gialle o anche bianche o che questa cazzo di pandemia finisca un po' per tutti. Aspetto che passi il camion. Bici messa a riposo, ora tocca mettere a riposo anche le stanche ossa del buon Giappino. E se avete visto il video fin qui, commentate con cappuccino. Buonanotte a tutti.